quando la vita ci distrae o quando abbiamo avuto una giornata pesante, può capitare che non riusciamo a vivere dei momenti, perché siamo stanchi mentalmente, perché ci possiamo sentire confusi, perché siamo addolorati, come per un lutto, come per Giuseppe. E quindi quando abbiamo una giornata o un momento della nostra vita che ci stanca, ci confonde, allora è importante ricordare che cosa stiamo facendo, dove siamo, come quando nella parola di Dio il salmista dice: anima mia adora il Signore, anima mia loda il Signore, no? È come se la persona parla con se stesso per ricordare dov'è e cosa deve fare. Loda il Signore, cioè davanti a te c'è Dio. Allora la prima cosa che voglio ricordare a me e a voi in questo momento, in questa celebrazione, in questa messa, è che noi stiamo incontrando Dio. Non vi distraete. Noi stiamo incontrando Dio, non stiamo facendo la messa, non è qualcosa così che ci è capitata nella giornata e che può essere a volte reputata come una cosa in più nella nostra giornata. In questo momento noi stiamo vivendo il centro della vita. La messa è il centro della vita, perché non è qualcosa, ma è qualcuno, è Gesù. E Gesù è il centro. Che significa che Gesù è il centro? Significa che se io tolgo Dio dalla mia vita, io non sono felice, non potrò essere felice. Ragioniamo insieme. Attorno a noi, attraverso la televisione, abbiamo conosciuto tante persone ricche, abbiamo visto cantanti, attori, politici, i grandi imprenditori, e le abbiamo viste, abbiamo visto tante persone ricche. Però noi notiamo, noi non siamo ricchi, però facciamo la stessa cosa, che desideriamo sempre altro, niente ci basta. Lo vediamo, lo si vede a volte nei matrimoni, nelle famiglie, nel mondo del lavoro. Vogliamo sempre questo qualcosa altro. I soldi li spendiamo e vogliamo di più. Le cose le compriamo e non ci bastano, dopo vogliamo altre cose. E la macchina, l'auto, e desideriamo, magari non lo possiamo fare, ma desideriamo di averne un'altra, e la casa la vorremmo cambiare, fino al punto di arrivare a voler cambiare continuamente donna, no? Quindi moglie o marito. Questo si vive attorno a noi. Ora, tutto questo ci dice qualcosa, se noi ci ragioniamo, tutto questo ci fa capire, questa nostra insoddisfazione, che ci fa capire che realmente sulla faccia della terra non c'è niente che ci può soddisfare totalmente al 100%, che ci spinge perfino a dire: io posso anche morire perché sono completamente soddisfatto. Non c'è bisogno che lo dica il Papa o un vescovo o un teologo, basta la nostra esperienza. C'è sempre una parte di noi che è insoddisfatta, che vuole essere in qualche modo riempita, cioè io voglio di più, non mi basta quello che sto vivendo. Questo io voglio di più mi fa capire che realmente nel mondo non ci sarà niente che mi può colmare totalmente. Ci sono delle esperienze belle, ci sono delle cose belle che capitano alla nostra vita, avere un figlio per esempio, un matrimonio bello, sono esperienze che ci rimandano però a qualcosa ancora di più grande che ci può soddisfare totalmente. Questo è Dio. E ce ne accorgiamo quando viviamo un momento di prova o quando qualcuno ci abbandona, come nelle amicizie, e tu ti rendi conto, se hai incontrato Dio, tu capisci quanto sei stato fortunato. Cioè capisci come è stato importante incontrare Dio nella tua vita,
perché tu vedi attorno a te persone che si disperano, ma tu no. Tu puoi essere colpito, tu puoi soffrire, ti può arrivare una prova grande, puoi sentire dolore dentro di te, anche un dolore lacerante, ma tu ti rendi conto che la tua vita profondamente è stabile perché è radicata su una roccia, e questa roccia gli puoi dare anche un nome, e Dio. Te ne accorgi, ti accorgi di come è stata importante la preghiera, di come è stato importante conoscere quel sacerdote, di come è stato importante scoprire la grandezza, la profondità, la bellezza della Santa Messa, la grandezza della confessione. E quindi ti accorgi che Dio ti guida, ti sostiene, ti appoggia e ti tira fuori dai momenti di scoraggiamento. Dio proprio ti istruisce. Dio è come un educatore nella nostra vita. Voi sapete che la parola educatore, educare, educazione, è una parola in realtà del campo medico, che fa immaginare, descrive il parto, quando il bambino esce dalla donna, dalla mamma, e viene alla luce, dal buio alla luce. Noi ci accorgiamo come Dio ci guida per educarci. Sta giovenna fuori, non te lo cascito, comunque, perché sta in chiesa. Comunque, Dio ci educa e ci tira fuori dalle tenebre. Dalle tenebre di che cosa? Dell'egoismo che mi ha incatenato. E soprattutto dalle tenebre dei miei peccati, perché mi sono reso conto che i miei peccati, anche se in quel momento mi sembrava come se mi avessero in qualche modo soddisfatto, dopo mi hanno lasciato ferito, mi hanno lasciato un amaro in bocca, cioè nessun peccato mi ha fatto veramente felice. È la verità di tutti gli esseri umani. Non c'è bisogno di essere credente, non c'è bisogno di fare un cammino. Se noi ragioniamo, perché il Signore ci ha dato un'intelligenza, tutti noi abbiamo una ragione, facci caso. Qual è stata la cosa che più volevi fare e sapevi che era un peccato, e dopo che l'hai fatto tu hai detto: ah, come sto in pace, come sto bene, posso anche morire? No, il peccato porta sempre amarezza, distruzione dentro di noi. Ora, se tu hai capito questo, abbiamo fatto questo tipo di esperienza, il Signore ti dice: vuoi essere un mio messaggero? Vuoi essere un mio profeta nel mondo? Cioè, questa esperienza che tu hai fatto, non te la tenere per te, la vuoi raccontare, così quelli che ti ascoltano non fanno gli stessi errori. Sapete, per essere profeta, a volte noi pensiamo che il profeta sia qualcuno che annuncia le cose del futuro. Io vi faccio una domanda oggi: c'è qualcuno in mezzo a voi che non è battezzato? Se sì, potete alzare la mano. Se qualcuno non è battezzato, siete tutti battezzati. Tutti quelli che sono battezzati sono profeti, cioè avete una chiamata da parte di Dio a portare la parola di Dio nella vita degli altri, ma anche la vostra esperienza alla luce della parola di Dio. Oggi noi nella prima lettura leggiamo dal primo libro dei Re, vediamo questo profeta che è appunto Elia, un grande profeta, un profeta di fuoco, che però prima di diventare profeta si è ribellato a Dio. Lui si è ribellato a Dio, anzi Elia in alcuni momenti ha vissuto la depressione, realmente depresso in fondo. Il Signore l'ha dovuto nutrire sia fisicamente che spiritualmente per farlo rialzare dalla sua condizione. Lui non ce la faceva più, Elia voleva morire in alcuni momenti e ha fatto delle brutte figure, ha perso anche la faccia in alcuni momenti, ma attraverso le esperienze della vita Dio lo ha accompagnato e lo ha fatto diventare un grande profeta, fino al punto di avere una fede così forte
da combattere contro coloro che erano seguaci di un Dio falso, erano profeti falsi di un Dio falso. Elia ha avuto il coraggio di mettersi contro centinaia di persone pur di portare la verità. E quando Elia parlava, Dio faceva ciò che diceva Elia. Per la vita del Signore Dio di Israele, alla cui presenza io sto, in questi anni non ci sarà né rugiada né pioggia, se non quando lo comanderò io. Questo dice Elia a nome di Dio. E quando Elia parla, Dio fa quello che lui dice, perché Elia era un uomo che stava alla presenza di Dio e desiderava stare alla presenza di Dio. Significa che Elia aveva fatto una scelta tra le cose del mondo e Dio. Ad un certo punto ha scelto Dio, perché si accorgeva che Dio era la sua felicità, che Dio era la sua realizzazione, che Dio era la sua pace. Il Signore questo lo chiede pure a te. Il Signore dice: se tu ti fidi di me, se tu ti fidi di me, io ti mando nella tua famiglia, tra i tuoi amici, nel posto dove tu lavori, nelle strade dove tu abiti, e io parlerò attraverso di te. Guardate che il Signore questo lo può fare, ma ha bisogno del tuo sì. Allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo conoscere Dio, e lo dobbiamo conoscere veramente e profondamente, perché non tutte le cose che vengono dette su Dio sono vere. Noi dobbiamo conoscere la lealtà su Dio. Non dobbiamo mai estremizzare alcune cose di Dio, che questa è un'eresia, quando prendiamo una cosa e puntiamo solo su quella. Dobbiamo conoscere realmente Dio, il suo carattere. Questo significa diventare amici di Dio. Non si può essere amici di qualcuno che non si conosce. Se vuoi essere amico di Dio, lo devi conoscere realmente. Allora io ti chiedo, ti faccio una proposta. Comincia proprio dal Vangelo di oggi, Matteo capitolo 5. Attraverso le beatitudini noi capiamo, per favore fate silenzio nei banchi, grazie. Attraverso il Vangelo di oggi noi capiamo qual è il carattere di Dio, che è completamente diverso dalle cose che pensiamo noi, e a volte noi diamo dei consigli anche ai nostri figli, ai nostri amici, che sono sbagliati, sono vendette a volte, oppure sono consigli che vengono dati perché dentro di noi ci sono delle paure che ci spingono a dare quei consigli, oppure diamo dei consigli perché in noi c'è un'ignoranza su quell'argomento e quindi apriamo la bocca e in realtà dovremmo stare zitti su quell'argomento, oppure diamo dei consigli perché siamo amanti dei soldi e in realtà stiamo dando dei consigli perché siamo amanti dei soldi, oppure diamo dei consigli perché siamo gelosi e in realtà stiamo dando un consiglio per mettere in cattiva luce quella persona perché in realtà voglio averne qualcosa io in cambio. Allora cosa dobbiamo fare? Farci una domanda molto importante che ci servirà per tutta la vita, quando diamo un consiglio, quando parliamo, quando facciamo una cosa e prendiamo una decisione. Dobbiamo dire a noi stessi: solo tu e tu, io perché ho detto quella cosa? Io perché ho dato quel consiglio? Perché ho fatto questa cosa? La verità non la devi dire agli altri, è per te, perché siamo più sinceri con noi stessi, no? Impariamo ad essere sinceri. Perché agire quella cosa veramente? E scoprire che a volte sono stato geloso, a volte sono stato invidioso, a volte l'ho fatto per un tornaconto. Allora capiremo che tante volte abbiamo detto con la bocca di amare l'altro e invece in realtà con i fatti abbiamo dimostrato il contrario. Sentitevi amati da Dio, sentitevi spinti oggi attraverso questa messa, sentite proprio il richiamo di Dio che sta dicendo: guarda, quello che ti stanno offrendo non ti fa bene, già hai fatto esperienza, cambia. Abbi il coraggio di, io ti do la forza, io ti aiuto. Se tu mi dici: Signore aiutami,
Io ti aiuterò a cambiare strada, ti aiuterò a cambiare questo lato del tuo carattere, ti aiuterò ad allontanarti da questa dipendenza, da altre cose. Però il Signore dice: chiedimi aiuto, ma vienimi anche a conoscere. Vieni a fare un cammino, anche con lentezza, ma fallo, perché io ti amo, perché io, dice Dio, io voglio veramente il tuo bene, perché io che sono Dio, non ho bisogno di te. È l'essere umano che ha bisogno di altri esseri umani, ma Dio non ha bisogno dei nostri soldi, non può essere geloso di noi, non vuole toglierci qualcosa per divertirsi. Dio è un essere felice, Dio è un essere soddisfatto. Tutto quello che Dio ha fatto, già il fatto che ci ha creati, è un atto d'amore. Dio ti ama. Noi stiamo pregando per Giuseppe in questa celebrazione eucaristica. Che significa pregare per Giuseppe? Qual è il nostro intento? Che cosa vogliamo fare? Che cosa crediamo realmente? Noi crediamo che quando si celebra la messa per un defunto, il Signore, attraverso quella celebrazione, se quel defunto si trova in purgatorio, noi chiediamo attraverso l'amore di Gesù, cioè attraverso il sacrificio che Gesù ha fatto sulla croce, cioè attraverso il sangue che Gesù ha versato, su quell'altare noi chiediamo che quel sangue di Gesù, l'amore di Gesù, possa prendere quella persona e portarla in paradiso. Questo, per questo ne preghiamo. Noi non sappiamo, noi, a meno che il Signore non ce lo dice in modo diretto, in modo soprannaturale, ma noi non sappiamo una persona quando muore, no? Se è già in paradiso, se è in purgatorio, non lo sappiamo. La celebrazione della messa è la certezza più grande, è il potere più grande che Dio mette nelle nostre deboli mani, è la certezza del paradiso. Attraverso la messa noi pretendiamo in qualche modo, perché Dio ce lo permette, il paradiso. E di dire: Signore, attraverso il tuo sacrificio, la tua croce e il tuo sangue, che si rinnova durante la messa, porta quella persona in paradiso, perché possa per sempre vivere il tuo amore eterno e vederti faccia a faccia, così come tu sei veramente. Fratelli, se la Chiesa, che siamo anche noi, non fa questo, il compito ufficiale della Chiesa è squarciare il tempo, squarciare il presente e farci affacciare sull'eternità. Se noi non facciamo questo, siamo dei falliti. Se parliamo soltanto di cose sociali e materiali che servono, ce ne dobbiamo servire per aiutare gli altri, ma deve essere una conseguenza di un fatto straordinario: esiste la vita eterna e Dio la vuole condividere con te. E Dio ti fa questa domanda: vuoi collaborare con me?